Se, vabbè, anche 60 quando i cinesi, ma tanti 60 quando i tedeschi. Ah, i tedeschi pure che portano il turismo qua a Merano. Chi è? I tedeschi, quest'anno. Quindi nel 58 eravate solamente con tuo padre, come si chiamava tuo padre? Edoardo. Edoardo? Edoardo dopo l'africano, poi i tedeschi sono stati in questo nome. Perché? Che era scuro, io dico. Personaggi famosi che sono di qua? Personaggi famosi. In infinità. Ma ancora oggi, vabbè, ma non più per mare, perché poi diciamo per diventare troppo caotico. Però il boom proprio è stato negli anni 70. Quando poi si è sviluppato tant'altro, però tutta gente di buon livello, capisci cosa c'è? Avvocati, medici, che poi hanno le carte, così, però. C'è una buona qualità di gente, ma che viene. C'è un'entrata abbastanza buona. Poi comunque mandarci che ci viene lì a come è cambiato negli anni il turismo qua? No, è peggiorato e migliorato? Ma diciamo qualitativamente è rimasto buono, solo che è un po' più turismo di pendolari. Più una cosa che vuole, se cioè, prima invece era proprio stanziale, c'è anche che per 3-4 mesi, famiglie che trasferivano. Stranieri chi sono maggiormente, a parte dei tedeschi? Stranieri come inglesi. L'anno scorso, inglese, americano, l'anno scorso pure parecchi dell'est, che avevano già stato cominciando a prendere lì. Però i russi comunque hanno i soldi, però vi trovate la differenza tra esempio un russo e l'americano, c'è proprio il modo di vivere, il russo che c'ha i soldi però è capone, capito? Non ha, invece l'americano è un altro pianeta. Comunque meglio cliente sembra una pulita. Io penso che sempre la gente.